E alla Città delle Stelle, vicino Mosca, conferenza stampa dei tre astronauti che decolleranno da Baikonur in Kazakistan il 20 luglio, dunque nel 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Tra loro c'è il siciliano Luca Parmitano, che è pronto a diventare il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale. Ci dice tutto da Mosca il corrispondente Sergio Paini. Nella Città delle Stelle, alle porte di Mosca, l'addestramento è quasi concluso. Prossima tappa, Baikonur, in Kazakistan. Il lancio della navicella Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale è fissato per il 20 luglio. Data storica perché è 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, ma anche perché quel giorno, insieme al russo Alexander Svartsov e all'americano Andrew Morgan, tornerà in orbita Luca Parmitano. Il 43enne astronauta siciliano, primo italiano a compiere un'attività extraveicolare, è pronto per una nuova missione. Dopo volare nel 2013, adesso tocca a Beyond, oltre, per conto dell'Agenzia Spaziale Europea. La cosa che è cambiata di più negli ultimi 6 anni sono io, nel senso che arrivo a questa missione da veterano. La prima volta la mia intenzione giustamente era quella di apprendere il più possibile, di avere la possibilità di vivere un'esperienza la più completa possibile. Da ottobre invece sarà lui il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, un'altra prima volta per un italiano. Tornerà nel febbraio 2020 dopo 250 esperimenti scientifici e tecnologici svolti in condizioni di microgravità, senza peso, ma sempre più vicino al futuro.